Ok. Intervisterei volentieri quella ragazza su questa linea che abita a Roma e che è vestita di nero. C'è una sola qui. Sì, nera, nera, poi c'è un po' di grigio, ma no. Perché? Perché lo faccio? Perché lei, abitando a Roma, sta vicino a Palazzo Chigi, vicino a Palazzo Madama, una volta era possedimento dei Rothschild. Insomma, sta in una città che è eterna. Ecco. Quindi, perché, per darci un po' tutta energia, no? Abbiamo bisogno di... Poi c'è il Papa, c'è insomma un sacco di cose. Allora, Scusa. tu che vieni da Roma Sì. e che ci porti qua di novità? Sei vicino, sei vista la Meloni, l'hai vista, no? No, No. non da Ma tu vicino. come stai? Io sto benissimo. Lo credo, te credo, sei la capitale eterna, Sì, certo. sì, sì, sì. Stai bene, Sento come... questa eternità, sì, Senti questa eternità. percepisco questa eternità. Ti ringrazio, Mauro. Ma era Ti questo che volevo ringrazio. sentire da te, eh? Mi Sì. piace sentire qualcuno che si Già. sente. E ti chiedo scusa, perché ieri avrei voluto, quando hai invitato, detto chi è che risuona con quello che ho detto? Sì. Chi è che sta bene? E questo movimento l'ho fermato. Volevo venire qua No, e cioè, no, vabbè, ringraziarti. ma no, ma uno si deve E vergognare. Cioè, quindi, per dire no, una cosa infatti, bella, no. non si deve dire. No, bravo, bravo, Però ciao. adesso facciamo così. Io da Sì. adesso in avanti una cosa bella, nonostante tutto, la dico. Ok. Mi scusa. L'ho anche fatto, eh? Sì. L'ho anche fatto. Dopo l'esperienza stamattina ho Beh, comunque, anche condiviso con una persona chi è di questo, no? quindi. Io. Ripeti. Io una cosa bella, nonostante tutto, la dico. Io una cosa bella, nonostante tutto, Cioè, la dico. nonostante ci siano infinite ragioni di non dirla, Infatti, infatti. Ok. perché io voglio sentirmi appartenente. Allora, nonostante ci siano infinite e stupide ragioni per non dirla, Perché voglio inutili, sentirmi appartenente. E la dico lo la stesso. dico lo stesso, lo Ok. farò lo stesso. Brava, Stare quando attenti. Grazie, Ti Mara, grazie, grazie, grazie. avevo Senti, detto sono, che... sai. Grazie. Grazie molto. Va bene. Ci sono altri tempi e Quando dopo spazi. rischio di non fermarmi poi però, eh. Nel Come? senso dopo le dico sempre poi, non mi Pazienza. preoccupo. Io Pazienza, io. sopporto se... Io riesco a sopportare facilmente le persone che dicono cose positive. Nonostante tutto, le reggo. Ci sarebbero infinite ragioni di non farlo, però lo faccio lo stesso. Lo reggo. Vai. Vediamo, c'è qualcun altro che nonostante tutto riesce a dire qualcosa di buono? Simone, vieni, Simone. Forse, ma l'hai interpellato tu. Davide. Viene Simone volontariamente. Oh, ragazzi, stiamo parlando dei servizi segreti, eh? Ecco. Ciao. Allora, nonostante tutto, tutte le infinite ragioni che sarebbe meglio che non lo facessi, che cosa di bello vuoi dire? Se te va, io vorrei raccontare un po' il mio periodo di, diciamo, convalescenza, visto che l'ultima volta che abbiamo fatto Sì, la sì, costellazione. E sì. apro con una notizia bella, positiva, Cioè, dicendo che, nonostante le infinite ragioni, nonostante devi le infinite dirlo, ragioni che... zitti perché, semmai, però ce la dici, dai, vediamo. Quindi... Io ero venuto qui, se ti ricordi, Sì, il mese ecco. scorso, abbiamo fatto il lavoro insieme per un blocco che mi aveva praticamente un po' condizionato un po' tutta la vita. E Ma questo c'entrava blocco... con Demone, c'entrava? Sì, Che assolutamente Demone sì. l'aveva rappresentato. La nonna... Ma c'era un demone grosso. Augusta faceva la nonna presa dal demone. E c'era il demone che lo faceva. Oh, grazie. Ok, bene. E quindi questo demone io non ce l'ho più. Non ce l'hai più, Quindi se n'è non andato. sento, se n'è andato. Vabbè, nonostante infinite ragioni non dirlo, l'abbiamo detto. Ok, molto bene. Vi dispiace questo che qualcuno ci rimane male? Cominciate a... Sono un po' felice. Eh? Sono un po' felice per lui. Ma un po', poco, 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 attento, attento, poco deve essere. Oh, Appena... assume intendeva. Eh? Intendeva assume.
sì. Un po'. Intendeva il fiume, ma poi non c'è più acqua. Va benissimo, ottimo Simone, grazie così. Grazie. Perfetto, vai. Chi è che faceva il demone l'altra volta? Si chiamava Claudio, sei tu? Claudio, no? No, Claudio è lui. Eccolo. Sembravi fosse te, tu, no. Vieni. Sì, sì, sì. Ecco anche tu. Ciao caro. Se vuoi condivido anch'io. Sì, allora, nonostante ci siano infinite ragioni di non farlo, anche Claudio adesso si piglia il rischio di dire qualcosa di buono. Non dovrebbe, se è ben chiaro. Vorrei che fossi istruiti, state all'occhio a non dire cose buone. Comunque, lui c'ha il coraggio, si butta e le dice. E infatti era proprio successo questo, che dopo il lavoro fatto con... Si sente? Sì. Grazie. E dopo il lavoro fatto con... No, diciamo le cose quando sono giuste. Bisogna dirle. Brava Valeria. Allora, dunque, cosa è successo? Che dopo il lavoro fatto l'ultima volta, io poi sono andato a casa e poi cosa mi accadeva? Che magari qualcuno mi chiedeva come stavi. E io... che in genere, cioè io ho passato dei mesi molto tristi, molto bla bla bla, e allora cosa mi come sto? Mi venivano due cose da dire. Una dire bene, e l'altra dire bene ma... Allora, dopo una frazione di secondo, partivo con invece bene, e poi mi sentivo molto allineato con questa cosa, cioè sul dire solamente bene ed escludere il ma. E questa cosa per me era molto molto grande, perché è molto tipica mia dire le cose belle, ma insieme ci sono tutte le cose che sono terribili, no? Cose che abbiamo detto proprio, ha detto proprio ieri, no? E quindi volevo ringraziare lui e... Pubblicamente voglio ringraziare anche un'altra persona che nei mesi scorsi, è felice, si era offerto di farmi delle sessioni così, e veramente ero molto molto in basso e mi ha aiutato. E il finale è stato, il finale, speriamo finale, ma dato che sappiamo che, almeno io so che ci sono sempre dei secondi di tristezza nella vita, no? E beh, volevo comunque ringraziare proprio... te e anche Ale. E c'ho un nome? Mauro! Ok. Yahoo! Grazie Mauro. Benissimo. Adesso puoi andare. Vieni, grazie. Vedi, stranamente le cose belle si fa presto. Anche tu. Ti preoccupa. Ho attaccato sto coso alle condizioni che non fa. Ciao. Eccoci. Ciao Marco. Allora, nonostante ci siano infinite ragioni non dirle, queste cose sono cose belle, fai finta e dirle lo stesso, prendendoti, diciamo, il rischio. Ok, prendo questo grande rischio. Dall'ultimo seminario sono tornato a casa con la febbre, un febbrone da 5 giorni, e è stata una febbre che è arrivata per una guarigione. In quel seminario ho vissuto delle cose che mi hanno scatenato qualcosa dentro, e l'1 marzo ho fatto qualcosa di... mi è successo qualcosa che considero miracoloso, e finalmente sono riuscito a benedire mia moglie, finalmente sono riuscito a abbandonare il racket, e da allora mi sento una persona nuova. Ho avuto il grande bisogno di manifestarlo. Naturalmente io ne ho sofferto parecchio. Ma queste cose, basta. Me lo sono immaginato straziato. No, straziato, infatti. Due giorni mi sono malato io, perché quando mi è arrivata questa notizia si è recato subito l'influenza. Cioè, uno si può reggere queste cose. Vabbè. Immaginate che... ho preso le mani di Francesca e le ho chiesto scusa per tutto il male che le ho fatto e che ho pensato. L'ho ringraziata per tutto il bene che ho fatto a me,
e per il dono di mia figlia, di nostra figlia. E infine le ho promesso che avrei abbandonato il racket, quindi lamentela, pretesa e accusa, per sempre, nei suoi confronti. Lei si era alzata incazzatissima. Era commossa. Era commossa. Strana donna. Io ero felicissimo e lo sono tuttora. Benissimo, perfetto, grazie. Cioè, Barbara, vieni un po' qua, perché... Perché tu sei responsabile di questo albergo, di sì, quello che succede. Infatti. Allora, in camera mia è successo qualcosa di strano. Io entro in camera, c'è sta un piatto largo così, con tutta una serie di verdure messe benissimo. Ma che è sta roba? E poi c'è scritto grazie. Queste cose sono follia. Poi c'è un libro, l'ho guardato, mi dice, sarà? È di Roberto, non lo sapevi tu? Non sapevo che non ce l'aveva al corrente. Sì. Non eri al corrente. Allora vorrei che ti scusassi di fronte a tutti, perché insomma, per me entrare in questa stanza è stato un colpo qua, proprio. Immagino, non sono più ripreso. Di una violenza. Sì, perché poi la Carolina, che ha più coraggio di me, ha preso un peperone, l'ha assaggiato e ha detto dolcissimo. Cioè, buono. Roberto, nonostante l'apparenza di essere abbastanza rozzo, violento, ha preparato sto piatto, quindi volevo dire, c'è speranza per tutti. Ecco. No, vabbè, era un pensiero da parte di tutti noi per ringraziarti, perché siamo felici di avervi qua, di averti grazie. Qua. Posso prenderti la mano? Sì, certo che la puoi prendere, sì, sì. E sì. Poi, vabbè, per me è un onore immenso, anche perché qua ormai ci sono degli amici a cui tengo tantissimo. Loro, Andrea... La donna, cioè per me siete una famiglia, sì. Lo sai, sì. E poi da quando ci siete voi è successo tanto per me, perché io sono sempre stata molto impostata, arrivo da un 5 stelle lusso dove ho lavorato 27 anni, quindi l'etichetta, mi arriva questa banda di scalmanati che mi dà del tu, che mi abbraccia, che cammina scalzo in giro per la struttura e... Chiaramente la tua presenza mi ha rivoluzionato la vita, ma soprattutto perché io sento molto forte l'amore. Cioè io credo di iniziare ad avere una risonanza a livello proprio di anima che sto cercando di portare avanti. Infatti sento molto il tuo contatto, nel senso che io sento molto la tua mano, ma sento tanto la tua presenza. Così come la sento quando prego. Poi ricordatevi una cosa, io ci tenevo a dirvela questa cosa, ricordatevi cosa c'è lì. Lì c'è una figura importantissima. Cioè quando voi siete qua e avete dei momenti che magari negativi, eccetera, sono tutti amici. Guardatela, perché lì c'è l'espressione dell'amore puro, quello che arriva dentro e che vi può soltanto far star bene. Io sono amica di tutti, ci tengo a precisarlo, che veramente Aleph mi ha aperto una porta che per me era inimmaginabile. E purtroppo, per fortuna, mi ha resa un po' sensibile al sentire alcune anime. Mi ha aiutato molto la biodanza, non l'ho fatta stamattina perché... su certe cose l'ho superata, nel senso, ad esempio, quando fate quelle attività un po' violente, a me la rabbia non appartiene più. Io l'ho salutato, ho perdonato chi mi ha fatto male, quindi sono andata oltre. Però ci sono tante cose ancora che devo imparare, quindi cercherò comunque di guardare i tuoi video quando posso e quando se tu mi onori della possibilità di venire qui, più che volentieri. E adesso cercherò di superare questo. Cioè, già... Avevo capito che c'era un'intrusione in camera che già... Intrusi. Adesso pure sta roba, cioè voglio dire,
Voi siete tutti amici qua di lei, ma qui però ci sono dei nemici. Sapete quando vai via cosa dicono? No, ma non importa, non perché, importa. Perché i nemici, il passo più grande è amare anche i propri nemici. Questa è la grossa tanti, difficoltà. No. Bello allenamento. No? No, 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 assolutamente. Io ormai mi sento parte. Ma ti senti anche amica di Valeria? Di Valeria sì, certo. Ma chiamiamola qua, vieni Valeria. Vieni Valeria, vieni. Vediamo la verità se... Valeria è facile vedere se è vero o no. Vediamo quanto ci mette a fargli cambiare idea. Ciao. Ciao. Perché mi deve far cambiare idea? Vabbè. Dai. Tieniti il microfono. Dimmi. Allora, cosa provi Valeria per Barbara? Sono commossa e meravigliata. Come dire, sono felice davvero di questa... E del fatto che è come se tu ci avessi accolto in questa casa, per cui davvero ti sento parte, ti sentivo anche prima, ma un po' a distanza, un po' come osservatrice, ma no? Certo, che stavi lì e guardavi. Non potevo lasciarmi andare troppo, nel senso che comunque qui capite che al di là di tutto quello che sarebbe molto piacevole fare con voi, c'è tutto un alato che purtroppo, cioè siete tanti, quando arrivate mi scombinate per delle settimane, anche se Andrea e Donatella, cioè, mi aiutano tantissimo in questo lavoro, io gli voglio un bene infinito, Pietro tantissimo, ma tutti i ragazzi, Flavio, vi sono davvero debitrice, anche perché questa casa... ha delle problematiche, nel senso che comunque gestire una casa del genere non è facile ed è una casa impegnativa. Per cui vi chiediamo anche scusa se alcune volte abbiamo un po' di regole, però capite anche che le suore sono anziane, quindi non possono seguire completamente i vostri voleri. Noi cerchiamo di fare il massimo. Quello che mi fa piacere è che io sono sicura che Mauro sente la mia anima. E la sente e sa che anche quando io non sono qua con voi, io ci sono e vi porto del bene. Quello che vi cerco di darvi quando vi vedo, con un abbraccio, un saluto, con un messaggino, vi voglio bene. E cercherò sempre di pregare per voi, perché la preghiera è importante. Ricordatevi che la preghiera è davvero importante. Volevo dire una cosa a Erika. Non lo so, non vorrei invadere lo spazio di prima, però mi ha colpito molto quello che hai detto e la tua forza, perché purtroppo spesso ci lasciamo andare e non vediamo tutta la forza che abbiamo dentro. Io credo che le persone che si tolgono la vita non capiscono la forza che hanno. In realtà, se quella forza la volgessero al creatore, al divino, si renderebbero conto di quanto sono forti. E io credo che tu, come me, quando tu hai raccontato all'inizio la tua storia, io ho pensato... che avrei avuto una sorta di rabbia perché quella persona non mi ha chiesto aiuto. Mauro, stranamente, mi ha portato da tutt'altra parte per farmi capire che sbagliavo il punto di vista. Cioè, dovevo passare da un'altra parte per arrivare al... Ed è stato veramente impressionante stamattina. Poi, vabbè, mi avete regalato una mattina tranquillissima, cioè proprio niente. Allora, adesso voglio dire, adesso la fermo, perché sennò non... Basta. Poi se prendo... ma loro lo sanno che non passa. No, no. Poi dopo lei o loro ci fanno il mazzo perché arrivi in ritardo. È vero. Basta. Dai. Adesso tiamo dentro... Colpa mia, Donà. Tiamo dentro le regole. Sì. Allora, intanto ti dico cosa noi pensiamo come Aleph. Dunque, il fatto che tu sei quella che sei, fatta così, con in più l'arrivo di Roberto Carnaghi, per noi questa è diventata la nostra casa. Cioè noi ci sentiamo a casa nostra, come fosse il nostro centro. Non, niente di meglio di questo poter succedere. Un po' giriamo in accappatoio. No. Sì, beh, che non Roberto potrebbe, anche, non potrebbe sì, Roberto, essere una situazione meglio roba. Di così. Noi per tanti anni abbiamo cercato un centro nostro, fortunatamente non ci siamo mai riusciti. Perché è una rogna, lei lo sa benissimo cosa vuol dire. Perché nonostante i sovvenzionamenti, avete molte sovvenzioni? No, per niente. No. Anche il gas adesso vi dimezza come costo, tutto diventa, perché adesso siamo in un mondo che vengono aiutati, piccole imprese vengono aiutate. Però nonostante questo c'è molta burocrazia, invece noi siamo felicissimi che
la tenete tutta voi, che sapete come pregare la Madonna. Esatto. E che quindi prima o poi pure la interceda perché i burocrati passino a una vita paradisiaca e ci lasciano in pace. Con questo vi saluto, ed è, insomma, io credo di aver espresso abbiamo, anche quello che siamo in ritardo, è colpa mia. Sì. No, non è colpa tua, niente, basta, ci fermiamo qua. Allora.